Buonasera, buongiorno, buonanotte, a seconda di dove siete, eccoci qua. Allora, oggi abbiamo una novità che speriamo che dura. Come vedete, sono altre due persone, vedete, oltre al solito Boldrin. Allora, uno è Gianluca Clementi, che non sta in Colorado, ma c'ha una maglietta del Colorado, sta a NYU University, è economista ben noto, di origine italiana, riminese o cesena, non mi ricordo mai. Attento, Michele, attento. Cioè, fate su qua, ho chiesto. Cioè. Riminese, Riminese. ok. Ed è in tema con il tema della giornata di cui parliamo, ovviamente. Quelli più vicini a te sono, anche se sono diversi, più li odi. Fai finta perlomeno di odiarli. Allora, Gianluca ha fatto parte per un periodo della vecchia redazione di Noise for America. Questo è Noise for America Views, o quello che lo finiremo per chiamarlo. Torniamo in video perché non abbiamo più tempo per scrivere lunghi articoli, però abbiamo scoperto, anche con le esperienze che ho fatto con Alberto, che questa cosa del video può essere utile, che a molte gente interessa e permette di veicolare messaggi, discussioni, insegnamenti, quindi proviamo a farlo anche noi. Quindi Gianluca faceva parte del gruppo NFA per un periodo, poi si è ritirato a vita privata, ha fatto la famiglia, i figli, è diventato full professor. Sta in NYU Business School, giusto? Non sono diventato full, però il resto Ah, no, giusto. sai cosa? Ho fatto tutto. Vabbè, la tenure l'hai presa. Sì. E allora fatta. Vabbè, è associate e si occupa di macro international, cose del genere, giusto? Sì. Ho detto più o meno bene. Più bene. E sotto Giulio Zanella, che è anche lui del gruppo NFA, una persona arrivata a NFA un po' dopo l'inizio, ma che c'è dentro organicamente ormai da anni. Giulio pure fa l'economista, dopo un periodo in America sta a Bologna da tempo, dove è associato, si occupa di temi economia e lavoro e paraggi, e adesso ce lo dice Giulio, forse fra un po' va a fare un altro viaggio, no? Sì, sto emigrando anch'io per un po', almeno in Australia. In Australia, dove? University of Adelaide, Adelaide. South Australia. E quindi un altro che se ne va a cercare una carriera più rewarding altrove. E anche questo fa parte del tema di oggi. Allora, benvenuto a Giulio e a Gianluca. Abbiamo avuto l'idea anche con gli altri di NFA, che probabilmente vi ricordate, Alberto Bisin, Andrea Moro, Giovanni Federico, Sandro Elbrusco pure forse, ma lui si rifiuta di farci vedere i video perché è troppo bello, ha paura di sconvolgere le menti degli spettatori, quindi non so se riusciremo a convincere Sandro a apparire in video, no? Cosa dite? Boh. Con Sandro perseverare, no? Sì, bisogna insistere, bisogna Quando vedrà che funziona, arriverà anche lui. battere. Dici, sì, secondo me funziona bene. Vabbè, quindi abbiamo pensato di fare queste robe, iniziamo oggi sperimentalmente, siamo un po' imbarazzati noi tre, ma insomma poi con la pratica verrà un po' la tranquillità. Siccome io sono quello che li ha fatti un po' di più, faccio il presentatore, e ne faremo un po' di da. Le nostre idee sono fare delle cose didattiche di livello medio-alto, qualche volta magari faremo anche dei dibattiti se ci sono delle questioni controverse. E il tema di cui volevamo parlare oggi come introduzione con Gianluca e Giulio, che poi vorremmo sviluppare più in dettaglio in altri video, è quello binario immigrazione, emigrazione. E commercio estero, apertura al commercio estero, international trade con altri paesi. E che sono due temi in realtà legati, non solo per la famosa battuta che non mi ricordo più di chi sia, che con gli altri, specialmente con chi non ha ancora raggiunto il tuo stadio di sviluppo economico, puoi fare solo due cose: o lasci che vengano a lavorare dalle parti tue, o perlomeno gli acquisti le merci e le vendite tue. Senza particolari protezionismi, cercare di chiuderti al commercio con loro e anche al libero movimento delle persone, rischia di far danno non solo loro ma anche a te. Questo è un vecchio adagio economico. In Italia e non solo in Italia, un po' anche nell'elettorato trumpiano che ha fatto vincere Trump qui e in altri paesi in maniere distinte, Brexit è un esempio, no?
Brexit sembra meno orientato alla chiusura del commercio estero, più alla chiusura dell'immigrazione, ma comunque questi fenomeni di non vogliamo saperne di loro, dove loro comincia a diventare un'entità indistinta, né delle loro merci, né di quel che producono, né di loro stessi che si muovono fra un paese all'altro, a volte vengono a vivere e lavorare nel nostro, è diventato un tema in cui l'Italia è all'avanguardia. Siccome sia Giulio che Gianluca di questo si occupano, oggi volevamo parlare un po' fra di noi per introdurre il tema e poi magari vediamo le cose più tecniche. Boh, ho parlato abbastanza. Sì, per l'introduzione qui, dal lato americano pare che ovvio che diciamo la spinta verso un po' questo rigetto dello straniero, chiamiamolo in modo così indistinto, viene in qualche modo, almeno dal punto di vista così razionale, dal fatto che i salari diciamo del 50% più basso della distribuzione dei redditi americana è stato essenzialmente non si è mosso, diciamo, negli ultimi 30 anni. Queste sono le statistiche, ma tutta la crescita americana in termini di redditi, diciamo, degli ultimi 30-35 anni è andata a beneficio del top 50% della distribuzione dei redditi, non di quella sotto il 50%. Quindi la gente che ha votato, molti di quelli che hanno votato Trump, l'hanno fatto, secondo me, mossi dalla ricerca di un colpevole di questo fatto, cioè chi ha colpa o quali fenomeni secolari che hanno un impatto sull'economia americana sono responsabili del fatto che, diciamo, questa parte della distribuzione del reddito della popolazione non ha visto alcun dividendo, diciamo, dalla crescita economica degli ultimi 35 anni, che è stata abbastanza, diciamo, rilevante per il paese. Questo, secondo me, è il punto di partenza. Chiaramente penso che gli economisti siano abbastanza d'accordo, adesso correggetemi se sbaglio, se avete la stessa idea, che in realtà, cioè, la maggior parte di questo andamento dei redditi è dovuto al fatto principalmente che il progresso tecnologico a cui abbiamo assistito è andato comunque a beneficio della parte della forza lavoro che ha più skill, più capacità, e allo stesso tempo il grado a cui la forza lavoro americana si è educata non ha essenzialmente tenuto lo stesso ritmo della domanda. Quindi questo forse mi sono espresso in maniera un po' troppo sintetica, però penso che comunque, detta in maniera più semplice, il progresso tecnologico, a detta di molti colleghi, è la principale ragione per cui abbiamo visto questa segnazione dei redditi, mentre nell'opinione pubblica c'è una ricerca del colpevole in altri fenomeni che possono essere più generalmente pensati come fenomeni di globalizzazione, quindi possono avere a che fare con l'immigrazione da un lato e con il commercio internazionale. Quindi c'è questa spasmodica attenzione a questi fenomeni, nonostante per la maggior parte degli specialisti, dei colleghi specialisti, questo non sia esattamente il fattore fondamentale. Sì, sono d'accordo. Indubbiamente il tipo di progresso tecnologico che abbiamo sentito negli ultimi 20 anni di fatto è un progresso tecnologico che è complementare al capitale umano, quindi diciamo una cosa che favorisce le cose che sanno fare le persone con alta istruzione. E quindi questo inevitabilmente, insomma, penso che sia abbastanza, insomma, con poche eccezioni, ma che sia abbastanza consenso, almeno tra gli economisti del lavoro, che questa è la causa di questa polarizzazione della crescita dei redditi negli Stati Uniti, come del resto in Europa, perché alla fine queste tecnologie poi attraversano gli oceani, i continenti, eccetera. Ed è vero, interessante quello che dici, cioè che questo, insomma, se pensiamo appunto ai fenomeni di automazione, eccetera, diciamo, i lavori che spariscono di fatto sono quelli che sono facilmente automatizzabili, e quindi di fatto o spariscono oppure i redditi in quei
posti di lavoro diminuiscono drasticamente. E si dà il caso, appunto, come tu dici, che quelli siano anche i posti di lavoro, quelli, diciamo, a bassa qualifica, che sono facilmente automatizzabili e per i quali anche gli immigrati sono più facilmente sostituti dei nativi, chiamiamoli così. In un certo senso, diciamo, l'opinione pubblica fronteggia quello che gli econometrici chiamano un problema di identificazione, no? Cioè ci sono due cause che potenzialmente possono spiegare lo stesso fenomeno, quindi da una parte il progresso tecnologico, dall'altra i processi migratori, i secondi sono più visibili, hanno un maggiore impatto sull'opinione pubblica e quindi è un'ipotesi ragionevole che quello diventa il colpevole. Sul lato europeo, sulla sponda europea, questo è un pochino più visibile perché gli Stati Uniti sono un paese di immigrazione di più lunga tradizione, di fatto un paese di immigrati. In Europa i fenomeni migratori sono, tranne appunto rare eccezioni come la Francia, l'Inghilterra, vabbè, la Germania negli anni 60, con i lavoratori turchi, eccetera, ma di fatto il grosso delle immigrazioni in Europa, specialmente nell'Europa meridionale, è un fenomeno degli ultimi 20 anni, di fatto. Quindi coincide appunto con questo, coincide con progresso tecnologico, skill biased, coincide con l'accelerazione della globalizzazione, eccetera. Ora, quando io penso però a commercio, per appunto introdurre un altro tema, quando penso a commercio e immigrazione, diciamo, la cosa che mi fa sempre un po' cioè, no, che noi economisti pensiamo con il nostro benchmark è il modello Esperolin, dove di fatto immigrazione e commercio sono sostituti in un certo senso. Cioè, il commercio internazionale rende il mercato del lavoro di fatto un mercato globale, almeno il mercato del lavoro dove si producono i beni che si possono scambiare, effettivamente beni fisici, materiali e non i servizi. Ciò nonostante, diciamo, ci siamo una sorta di schizofrenia nell'opinione pubblica, no? Per cui tradizionalmente, no, abbiamo le posizioni di sinistra per cui l'immigrazione è una cosa buona, la globalizzazione del commercio no, e posizioni più, diciamo, etichettate tra virgolette di destra, dove invece l'immigrazione non va bene e invece il commercio internazionale sì. Penso, questo è un po' schizofrenica, perché di fatto, almeno in questo mondo, in questo nostro... L'Esdaiana mi sembra fare l'amplen, è contraria a tutto. Infatti, l'Esdaiana fa l'amplen e quello che chi invece fa l'amplen... Trovarsi spiazzati indietro di qualche... ha detto, magno tutto, va. Esatto, quindi i populisti, diciamo, da Trump appunto ai nostri Salvini, Di Maio, eccetera, questi invece fanno l'amplen. Quindi questi sono, in un certo senso, i primi, no? Se c'è un merito, che quantomeno non hanno questa schizofrenia. Questi dovrebbero di fatto chiudere, no, alle frontiere, sia, comunque limitare sia il commercio, no, i dazi di Trump, sia l'immigrazione, quindi il muro col Messico, oppure appunto Salvini che diceva oggi, no, che dobbiamo rivedere tutto quanto, l'impianto europeo, eccetera, quindi sostanzialmente la libera circolazione di persone e capitali. Quindi, diciamo, per far ordine, no, quantomeno nel modo in cui si chiamano questi fenomeni, penso che sia utile vederli un po' in questo modo, no? Cioè, appunto, come dicevi tu all'inizio, con le persone, o che tu ci commerci o che tu gli permetta di venire a produrre da noi come lavoratore, come imprese, di fatto queste cose sono diciamo, sotto varie condizioni, eccetera, ma insomma tutto il nostro benchmark sono più o meno equivalenti. Sì, dunque vorrei dire una cosa che dopo magari discuteremo. Io, le tante ragioni perché sono diventato negli ultimi anni molto critico con established wisdom in economics and way of doing things, non è che le due, perché mai le due spiegazioni dovrebbero essere alternative? C'era un vecchio dibattito, mi ricordo che ero giovane assistant professor, fra Ed Limer e Paul Krugman, che Ed perse, mentre secondo me aveva ragione, perse nel senso che, diciamo così, il consenso nella professione,
tese a dar ragione a Krugman, che a mio avviso aveva torto, e invece diceva: guardate che il commercio estero conta tantissimo nel processo, questa cosa di trasformare tutto in tecnologia è una specie di giustificazione. E mi ricordo al tempo eravamo diventati colleghi, ero passato a Chicago, UCLA, e ne parlavamo spesso, e una cosa su cui concordavamo è che la tendenza da parte di molti economisti di trovare nelle tecnologie la spiegazione di tutto. Sia chiaro, io non sono uno che pensa che le tecnologie non siano rilevanti, per carità, tre quarti della mia carriera l'ho fatta scrivendo su quello. Però questa cosa che tutti i fenomeni sono le tecnologie e non sono invece le scelte politiche, istituzionali, eccetera, eccetera, è una forma, se ci pensate, di cattiva coscienza. Perché c'è questa idea che la tecnologia è un po' come la natura, non ci puoi fare niente. Piove, che cazzo, mica è colpa mia, ci bagniamo. C'è stato il terremoto, vabbè, è colpa mia, fa caldo. Cioè, no, l'azione umana, il disegno umano lì non ci entra. E questo è da un lato un po' ipocrita, dall'altro poi analiticamente è falso, nel senso che lo sviluppo tecnologico, essendo proprio endogeno e figlio di incentivi, è una cosa che alla fine guidiamo, anche se è vero che lo guidiamo solo nel lungo periodo, in maniere che forse sono difficili da capire quando fai le scelte, perché l'effetto si determina 30 anni dopo, no? Eccetera, eccetera. Non mi pare che ci sia questo elemento qua. In realtà, per finire, tecnologia e commercio sono la stessa roba. Il commercio internazionale non è stato solo effetto di decisioni politiche, a mio avviso, giuste, di ridurre le tariffe, di ridurre le barriere, di permettere appunto lo scambio di merci e servizi fra i paesi, ma è stato soprattutto l'effetto di progresso tecnologico. Cioè, se noi avessimo avuto nel mondo del 1920, con la tecnologia del 1920, i trasporti del 1920, il WTO, il commercio internazionale non sarebbe stato neanche lontanamente in dimensione paragonabile all'attuale, perché le supernavi, la velocità di trasporto, le comunicazioni digitali, gli aerei, eccetera, hanno reso la trasportabilità, specialmente dei beni materiali, estremamente più alta a costi bassissimi. Gli iceberg cost, che magari parleremo con Gianluca quando proviamo a parlare più tecnicamente di commercio, si sono ridotti enormemente. Gli iceberg cost è una maniera in cui gli economisti che fanno modelli di commercio internazionale descrivono matematicamente i costi di trasporto. Si sono ridotti, quindi l'impatto del commercio internazionale è molto legato al cambio tecnologico. Non vedo perché... No, assolutamente, sono d'accordo. Tra l'altro, per pura coincidenza, oggi abbiamo parlavo un'ora fa con il seminar speaker di oggi, che è Pasquale Restrepo, che è un giovane assistant professor di Boston University che lavora con Andarron Acemoglu e di MIT, e oggi presenterà uno dei loro lavori su l'introduzione dei robots e l'effetto che ha sulla distribuzione del reddito. E quindi mi diceva, gli ho chiesto di cose più recenti che faceva, e stanno raccogliendo dati sulla distribuzione tra diversi paesi dell'adozione di robots. Essenzialmente sono interessati a vedere, no? su diversi paesi quali sono i fattori che portano un paese che per altri motivi è essenzialmente simile ad adottare più robots di un altro. E mi diceva che le due cose che vengono fuori, uno sono questioni istituzionali, cioè fattori istituzionali che portano ad alti costi relativi di forza lavoro a basso livello di skill, porta a una maggiore adozione di robots, quindi maggiore adoption, e l'altro è l'invecchiamento della popolazione, cioè paesi dove la popolazione... Il Giappone, infatti, si sta robotizzando. Esatto, e surprise, surprise, l'Italia... Anche l'Italia l'adozione dei robot, cioè, va alla grande, a secondo i dati. La manifattura italiana che resiste e esporta perché si è robotizzata. L'altra è stata robotizzata. Quindi, come diceva Michele, questa conferma di quello che diceva Michele, comunque ci sono delle politiche, cioè delle decisioni a livello istituzionale, per esempio, che portano a costi, superiori, relativamente superiori di low skill labor, che portano poi a una maggiore adozione. Io agli studenti MBA qui faccio sempre questo confronto. Mi ricordo la prima volta che venne negli Stati Uniti, molti anni fa, entrai su autostrada e mi trovai ancora un omino
a prendere i soldi del pedaggio autostradale con la mano, mi tese la mano. Pensavo, ma quando mi ricordo da ragazzo, quindi molti anni fa, in Francia già avevano le macchine che raccoglievano gli spicci e contavano gli spicci quando entravi in autostrada. Mi ricordo la rottura dei col... quando facevi la costiera che ne avevano uno ogni 30 chilometri, che tutti gli italiani si infuriavano. Guardate. Esatto, proprio lì, perché mi ricordo andammo in Spagna e poi prima dell'euro era un inferno. Negli anni 90 era un inferno. Dovevi munirti di coin francese. Dunque, noi ce l'avamo viste come passano rapidi i 20 minuti. Ci ho detto, siamo a 20 minuti, sono passati 21. Quindi diamo l'ultima parola a Giulio, e questo diciamo video di prova, e poi salutiamo e poi ne faremo gli altri, speriamo. Sì, dunque, fatemi riconnettere ora questa discussione sulle tecnologie di nuovo appunto alla questione dell'immigrazione, perché anche lì succede qualcosa di simile, no? Quindi in un certo senso, così come sono gli iceberg cost nel trade, ci sono dei moving cost, diciamo, dei costi di spostamento per i migranti. E questi costi riflettono, diciamo, sia il costo effettivo dei trasporti, no? Quindi viaggi transoceanici, transcontinentali sono estremamente più facili di quanto non lo fossero un secolo fa, quindi assistiamo in un certo senso a una dinamica simile lì. E l'altro elemento, diciamo, un po' meno tecnologico ma più istituzionale, quanto alte sono di fatto le barriere all'immigrazione. In Europa, no, cioè entrambe queste cose sono in un certo senso più o meno volontariamente crollate. Diciamo, le questioni del costo di trasporto, quello è un fatto tecnologico, però un po' la cosa interessante è che c'è un certo lassismo nella politica dell'immigrazione, di fatto, che un certo caos che in qualche modo corrisponde, cioè equivalente a una sorta di abbattimento drastico dei costi di trasporto dei lavoratori, di fatto, no? Questo è curioso, perché cioè rompe un po' l'equivalenza tra il trasporto, diciamo, tra il commercio e l'immigrazione, perché diciamo, l'Europa di fatto è soggetta, diciamo, l'ondata migratoria a cui siamo soggetti è quella che proviene essenzialmente da paesi che hanno una grossa differenza culturale con gli europei. Quindi per connettermi a quello che dicevo all'inizio, cioè è vero che ci sono condizioni sotto cui la commercio e migrazione sono equivalenti, ci sono condizioni sotto le quali non lo sono, e questa in particolare quando, per esempio, non è solo l'utilità dei beni che scambi che conta, ma di fatto è per esempio l'identità culturale dei lavoratori. Quindi se tu compri le robe prodotte dall'Africa, diciamo importi, o dal Medio Oriente, importi solo i beni. Quando tu importi i lavoratori, di fatto importi i loro servizi lavorativi, importi di fatto anche cultura. Quindi questo è, secondo me, un po' quello che caratterizza in questo momento l'ondata migratoria europea, e quello che rende in un certo senso l'Europa diversa dagli Stati Uniti, e rende, diciamo, quello che stiamo assistendo in Europa interessante dal punto di vista delle scienze sociali. Ok, beh, c'è un po' anche negli Stati Uniti. Direi, vabbè, cosa dite? Salutiamo per oggi. Sì, abbiamo messo un po' di temi sul tappeto, poi... Infatti, come vedete, 20 minuti passano, ne sono passati 25, passano in un battibaleno. All right.
Grazie, alla prossima. Alla prossima. Ok, ciao.